Quanto può essere fastidiosa una epicondilite, quel classico fastidio tendineo che si scatena sempre su questa parte laterale del gomito? Parecchio, e soprattutto ci vuole molto tempo prima di poter guarire totalmente, perché ovviamente il gomito e la mano sono appunto le articolazioni che usiamo più spesso durante la giornata. Può essere talmente fastidioso a volte da non riuscire nemmeno a scrivere con una penna. Quindi, oggi, se sei interessato a capire quali possono essere le reali cause di questa problematica e soprattutto come riuscire a cominciare a risolverla, non perdere il video. Chiaramente, avendo male sul gomito, su questa parte laterale del nostro avambraccio, del nostro gomito, ci viene subito spontaneo cominciare a focalizzarci su quali possano essere gli esercizi di questa articolazione che possono aiutarci a guarire. È realmente così? La causa è sempre quella? Spesso la causa ha un'altra origine, in particolare ti parlo della zona cervicale. Ora scopriamo perché. In sostanza, per farla breve, i nostri muscoli dell'avambraccio sono come tutti i muscoli irradiati da alcuni nervi. E questi nervi, in particolare, che vanno ad irradiare questa zona, hanno però un'origine a livello cervicale. Quindi è vero che il dolore può scatenarsi a livello del gomito, però l'origine è altrove, è a livello cervicale. Quindi ci fa pensare che quando abbiamo un problema cervicale o una classica disfunzione di una vertebra, o anche una classica tensione muscolare, tensione fasciale, rigidità articolare a livello cervicale, può poi scatenarsi un dolore sulla parte della terminazione nervosa del nostro nervo in questione, che va poi appunto ad irradiare questi muscoli e quindi può scatenarci il dolore in questa zona, però l'origine è altrove. Origine dei nervi cervicali che poi irradiano alcuni muscoli del nostro avambraccio. Quindi va benissimo poi anche farci degli esercizi specifici per il gomito sopra, va benissimo con l'osteopatia valutarlo, però prima di tutto bisognerebbe guardare il tratto cervicale, in particolare la zona delle cervicali più basse, quindi da C5 fino a C7, quindi quella zona lì è quella più indicata da dover, diciamo, sbloccare per poter cominciare a stare meglio. Bene, spero che il video ti sia piaciuto. Magari non sapevi di questa origine a livello cervicale di alcuni nervi, e quindi la nostra epicondilite, come dicevo, può avere delle cause diverse dal classico fastidio al gomito che può farci pensare di lavorare solo selettivamente sul gomito. Per oggi è tutto e come sempre ti do appuntamento ai prossimi contenuti video e non dimenticare di iscriverti al canale.